No, e allora l'hanno fatta? No, l'hanno messa a posto. Ma qui ancora? E diamo. L'originalità è rimasta, diciamo, fino in fondo di Fondazione Comunista. Saluto tutti i lignanesi, è sempre un piacere ritrovarci. Io un dibattito è importante per vedere lo stato delle cose, si parla sempre molto poco nei nostri paesi. È un momento in cui si può dialogare, un momento in cui si tirano le somme, poi certo problemi ce ne sono dappertutto, quindi di legittimo impedimento, si discute in Parlamento di tutto, fuorché dei problemi dei lavoratori. Noi vogliamo tornare a mettere al centro della discussione il mondo del lavoro, che credo che sia la cosa più importante da fare, al di là di tutto, anche di altre questioni molto importanti di cui si parla. Credo che oggi affrontare il problema del lavoro sia affrontare il problema della gente, quello che ci chiedono le persone in carne e ossa, al di là di quelle che sono le legittime posizioni politiche di tutti. Però credo che un governo che si rispetti debba affrontare questo enorme problema che tocca a tutti. Io vorrei vedere, al di là e alla faccia del patto di stabilità in Europa, rinforziamo i salari, rinforziamo le pensioni, come andiamo dicendo da tempo, dai tempi delle fu Bertinotti. Noi diciamo sosteniamo i salari, sosteniamo le pensioni, perché solo dall'aumento dei salari e delle pensioni, non dal dare i soldi agli industriali, diamoli agli uomini e alle donne in carne e ossa che possono, secondo necessità, investirli per cercare di rimettere in moto un'economia che oramai è arrivata ai livelli della Grecia. E scendere in piazza e lottare. Quindi la resistenza credo che sia una frase che abusata, che però è di scottante attualità, e questo riguarda tutti. Quindi io invito, grazie compagni, amici, e cerchiamo di stare vicini. Per adesso passo la parola. Grazie Antonello, ha toccato un po' tutti i temi in discussione a livello nazionale. C'è un altro problema, come voi sapete, molto importante, è quello della legge sulle intercettazioni, che significa limitazione della libertà di stampa e di parola garantita dalla Costituzione, un fatto gravissimo a Rignano. Quindi abbiamo i due rappresentanti dell'opposizione e quindi anche della maggioranza. Io direi di passare subito la parola alla maggioranza in modo da esporre le problematiche così come stanno avvenendo e che cosa è stato fatto e che cosa bisogna fare. Buonasera a tutti, porto il saluto della maggioranza. Il sindaco ci ha chiamato poco fa e non può essere presente perché è successo un inconveniente.
io dalla maggioranza chiaramente rappresento la maggioranza come assessore all'ambiente. Posso parlare di ambiente, non entro nei temi di altri perché non è il mio ramo, per cui avrei difficoltà a rispondere, non potrei essere preciso nelle risposte. Però vorrei ricordare che l'ambiente, diciamo, che è di tutti, diciamo, non appartiene, non ha un colore politico, non è di questa maggioranza, non è di nessuno. E quindi rispettare l'ambiente, mantenere pulito tutto l'ambiente, il paese, è interesse di tutti quanti. Spesso si dice praticamente non si pulisce, dimenticando che prima di pulire qualcuno sporca. Quindi se noi stessimo attenti, anziché cioè molto ligi a non sporcare, quindi non buttare tutto ciò che abbiamo per le mani per terra, probabilmente saremo più puliti e non saremo costretti a spendere più soldi per pulire. A parte il fatto che la popolazione di Rignano è tutta ormai, diciamo, di una certa età che supera la sessantina, perché come ho detto prima i giovani se ne vanno, ma quantomeno si poteva dare sbocco lavorativo a una ventina, non dico, ma anche di più, 25 giovani. 25 giovani su Rignano, cioè, significa tanto, cioè, vale a dire, significa altre 25 famiglie. Beh, francamente, Antonio, poi, nell'ultimo consiglio comunale, mi rammarico perché anche tu eri presente, c'è stato approvato il piano regolatore per quanto riguarda l'eolico senza che minimamente la popolazione di Rignano o gli interessati soprattutto ne erano a conoscenza del piano. Si fanno le assemblee, si invitano commercianti, artigiani, agricoltori, in modo che ognuno sa che cosa si deve deliberare. Questo non è stato fatto e noi della minoranza in consiglio comunale vi abbiamo chiesto di rimandare il punto, di discuterne e dopo di approvarlo, ma purtroppo voi avevate già deciso e l'avete approvato. Effettivamente spreco e tenere pulito a Rignano bisogna fare anche un'altra cosa, cioè prima di tutto far diventare i cittadini più corretti. È vero? No, non è sì, perché molte persone, molte volte i rifiuti non è che li vanno a depositare nei contenitori, ma pensi li buttano per strada. Basta vedere, effettivamente. Dicevo c'è Di Rignano, cioè mettere prima di tutto c'è delle isole dove ci devono essere tutti i contenitori, tutti, cioè dove si può buttare carta, vetro, plastica. E i rifiuti urbani. Tonino è cattivo. Io dico che comunque fino adesso chi ha amministrato Rignano diciamo che sono state sempre le stesse persone. Io spero che in futuro, soprattutto voi rignanesi, per poter giudicare un'amministrazione, facciate in modo e maniera che il volto di chi dovrebbe amministrare sia diverso da quelli che fino adesso hanno amministrato. Grazie molto. Ringrazio Vito Di Caso, anche se la parola all'altro esponente dell'opposizione, vediamo un po' se questo dibattito porta... Buonasera a tutti, grazie dell'invito, saluto tutti i partecipanti, soprattutto, come diceva Vito, gli emigranti. Siccome stiamo in un clima festoso, non vorrei rovinare un po' quella che è la goliardia, diciamo così, politica della manifestazione. Io voglio parlare a Antonello, caro amico, non dei problemi di Rignano, che li sa molto bene quali sono, ma dei problemi a livello nazionale che... Per esempio, lo Stato sociale, lui dice che Berlusconi lo ha toccato, lo ha deflagrato addirittura. Non vedo questa disperazione. Vorrei apportare solamente qualche variazione tipo... Nello scorso Consiglio Comunale questa maggioranza ha approvato il bilancio comunale con 7 voti su 9. Cioè, voglio dire, comunque che si approva con risicatissima maggioranza vuol dire che c'è qualche fibrillazione, qualcosa che non va. Noi parliamo di fibrillazione. Per esempio, il PRIA a cui faceva riferimento il consigliere Vito Di Carlo è stato approvato non da 7 componenti della maggioranza, ma da 6 più un astenuto della stessa maggioranza.
Proprio stamattina sulla Gazzetta del Mezzogiorno c'è un trafiletto che riguarda Rignano Garganico e che dice: Rignano Garganico, festa emigrati, 400 quelli che hanno lasciato il paese. Io vorrei chiedere a chi sta alla maggioranza che cosa hanno fatto per lo sviluppo economico di questo paese. Cioè, che 400 se ne sono andati da a questo momento? Quali sono gli elementi essenziali per uno sviluppo economico di questo paese? Non ce ne stanno. E quindi, ebbene, l'amministrazione comunale deve chiedersi, a un anno e mezzo dalle elezioni, se non succede prima, che cosa, il mea culpa, che cosa ho fatto? Qual è il bilancio? La macchina amministrativa in sé per sé è una bella macchina, ma non cammina. La gente deve sapere che noi in consiglio comunale facciamo 3 all'anno, dove i consiglieri che possono esprimersi si possono esprimere 3 volte l'anno, a meno che noi dell'opposizione non ci mettiamo d'accordo come si deve, ne chiediamo noi il consiglio, e l'abbiamo fatto per ben 3 volte. Ecco, questo è Rignano Garganico, al quale Rignano, sinceramente, insieme a tutti quanti voi, io faccio un augurio, quello di crescere. Grazie e auguri. Vicino alla croce, che ci sono tanti vetri sparsi, che se qualcuno ci va e gioca si farà male. Quindi si fa un piccolo gruppettino di polizia, così puliamo là. Oppure possiamo fare un'area riservata che si sporca, poi si ripulisce tutto, ma è meglio pulire. Quindi chiedo all'amministrazione di fare questo, di pulire Rignano, così siamo più ospitali e più puliti. Bravo.